E ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo finalmente nello speciale 1000 iscritti. Ragazzi, io non so che dire, sono veramente contento di aver raggiunto questo traguardo che è uno dei primi traguardi importanti ma non sarà sicuramente l'ultimo. Infatti ragazzi, insieme continueremo a crescere e a diventare sempre un canale più grande. Ringrazio ovviamente tutti i miei compagni di crew, le persone che comunque ho conosciuto in questo periodo, tra cui Godex e Joseph. Un ringraziamento speciale va a Chroma, quella grandissima testa di cazzo con cui parlo quasi ogni giorno, ormai comunque diventa un po' routine, che mi dà qualche consiglio qua e là e comunque mi supporta sempre, sono veramente contento. Un altro ringraziamento va ovviamente a voi fan, infatti ragazzi, senza i fan noi youtuber non saremmo niente. Sono veramente contento di avere dei fan come voi, che ogni volta apprezzate le mie mod, apprezzate i video che faccio, e sono contento dei risultati che sto avendo ultimamente. Ragazzi, ovviamente per i 1000 iscritti devo fare qualcosa di bello, qualcosa di molto richiesto. Infatti ragazzi, per la prima volta farò un tutorial su come moddare Xenoverse 2. Me l'avete chiesto in tanti e finalmente il tempo è giunto. Ci sta! Allora ragazzi, siamo sul mio desktop disordinatissimo, però dettagli. Comunque, i tool che ci serviranno per imparare a moddare sono Xenoweaver, TrueMB Pack e Yace. Troverete il link per scaricarli qua sotto in descrizione, insieme a xenoversemods.com, dove ci saranno altri tutorial per imparare a moddare meglio. Io intanto ragazzi sto facendo ovviamente le basi, vi spiegherò un po' la struttura dei file, come cambiare le texture a un personaggio, come fare un pacchetto X2M e quindi un personaggio nuovo, e come rilasciare una mod online. Per prima cosa dovete recarvi nella cartella di Dragon Ball Xenoverse 2, andare nella cartella CPK e noterete tre file importanti: data.cpk, data1.cpk e data2.cpk. Cosa vi servirà per spacchettarli? Yace. Dovete selezionare la cartella di Xenoverse con il vostro CPK nel primo, diciamo, spazio, e nel secondo spazio dovete mettere appunto il salvataggio dei file estratti. Tutto verrà estratto in una cartella comodissima e state tranquilli. Io vi consiglio di estrarre i file nella stessa cartella di Xenoverse creando una cartella chiamata Data, io già l'ho creata, basta selezionarla. Comunque, fate extract, dopo un po' comunque vi estrarrà tutti i file. Fate questo procedimento per data 1 e data 2 e siete a posto, avete tutti i file del gioco che vi serviranno. Una volta estratti i file, dovete andare nelle cartelle dei vostri personaggi. Data, Chara, e qua ci saranno vari ID, troverete il link qua sotto in descrizione per avere tutti quanti gli ID dei personaggi. Per questo video ragazzi faremo un semplice recolor, facciamo un Goku, anziché Super Saiyan Blue, Super Saiyan Rosé. Selezionate la cartella GGK, che sarà quella di Goku Super Saiyan Blue, apritela. Allora, cercate tutti i file DIT ed estraeteli con l'MB Pack. Io vi consiglio di associare appunto al file DIT il programma MB Pack per aprirli semplicemente facendo un doppio clic, come sto facendo io, oppure trascinandoli semplicemente sulla cartella, sul programma .exe che vi lascerò qui sotto in descrizione appunto. Abbiamo tutte le varie texture estratte. Ora, quali file ci servono? Semplicemente data 000. Data 002 è per le trasformazioni in Super Saiyan 1 e Super Saiyan 2, e data 005 è per la trasformazione in Super Saiyan Blue Kaioken e Super Saiyan 3. In questo caso appunto ne dobbiamo modificare semplicemente data 000. Selezionate tutti i file data 000 e portateli su paint.net. Qua ragazzi potete fare copia e incolla da altre texture di altri personaggi, potete modificare le texture utilizzando paint.net, potete cambiare i colori, utilizzare i secchielli, fare linee, potete fare quello che volete. Ovviamente che rampe dovete modificare? Queste qua di sopra, quelle verdi non servono a niente, se no semplicemente per lo shading del gioco, quindi non modificatele, non toccate, perché sennò sono cazzi. Se volete cambiare i colori in un modo più efficiente, selezionate semplicemente appunto le prime quattro righe che sarebbero le rampe da modificare, fate regolazioni, tonalità, saturazione, e qui potrete cambiare appunto il colore delle vostre rampe. Ovviamente ragazzi, non è mia competenza insegnarvi ad usare paint.net, penso comunque che tanti lo sapete usare, potete usare pure Gimp o Photoshop. Ok ragazzi, abbiamo modificato le varie rampe, abbiamo fatto il nostro personaggio, ora dobbiamo reimpacchettare tutto trascinandolo su MB Pack. Non mettete file che non siano appunto DDS all'interno del DIT, della cartella DIT, perché sennò ragazzi
si sputtana tutto, le appunto le texture non funzioneranno più. Quindi ragazzi, state attenti a quello che mettete dentro l'archivio. Potete eliminare le cartelle edit dove aver reimpacchettato tutto. Cercate per tutti i modelli MD, mettete ovviamente 000 se stanno modificando un personaggio con più costumi, e fate copia, cioè portate su Xenoviewer. Questa fascia nera è normale, state tranquilli. I capelli l'ho modificati, G modificato, Goku modificato. Ecco fatto, abbiamo fatto Goku Super Saiyan Rosé. Ora direte, sì Feras, ma dove cazzo è il pacchetto? Ecco, ragazzi, vi consiglio di utilizzare Bulk Rename Utility, che vi permette di rinominare più di un file sostituendo appunto delle cose oppure togliendo delle parole. Ad esempio ragazzi, noi GGK lo dobbiamo scordare, dobbiamo creare un nuovo ID per il nostro personaggio, che può essere ad esempio 777. Ad esempio, se fate replace GGK con, dai, parte gli scherzi, Rosé GG, RGG, potete fare pure ID a caso comunque. Poi ragazzi, ovviamente per far funzionare il personaggio in gioco dovete aprire il BCS con X Editor. Apritelo, dovete cliccare CTRL più R nello stesso momento e sostituire GGK con il nuovo ID che avete scelto, ad esempio RGG. Fate seleziona tutto, fate ok, salva, e abbiamo creato il nostro personaggio. Ora rinominiamo pure la cartella, ovviamente RGG. Ora apriamo Xenoverse 2 Costume Creator, si trova nella stessa cartella dell'installer delle mod. Aperto il programma, dobbiamo mettere il nome della mod, ovvero Goku. Goku Rosé metto, ad esempio. Autore mettete il vostro nome, questo non lo toccate perché comunque è una cosa automatica. Qua nome del personaggio potete copiarlo dal gioco e modificarlo, oppure potete metterlo voi. Io farò Goku Super Saiyan Rosé. Ok, semplicissimo, comunque la mod è venuta molto veloce. Fate files, char files sarebbe il file del personaggio, fate change, andate nella cartella dove avete creato appunto il vostro personaggio e selezionate la cartella con l'ID del nuovo personaggio che avete creato, nel mio caso RGG. Select portrait è qualcosa che dovreste creare dopo che installate la mod, quindi per il momento fate change, copy from game e mettete um.dds. Questo qua lasciatelo così com'è perché genererà il portrait che poi dovrete portare nella mod. Poi modificate appunto qua slots, copiato da un personaggio già esistente, in questo caso Goku Super Saiyan God Super Saiyan, cercate appunto il vostro personaggio. Le informazioni del CMS le dovete prendere dal personaggio base, in questo caso GGK, scrivetelo con la tastiera e ve lo troverà, e dovete rimpiazzare ad ogni cosa GGK l'ID nuovo del vostro personaggio, in questo caso RGG. Qua lasciate così com'è perché comunque non importa. Cust sarebbero le skill del personaggio. Io metto quelle di Goku Super Saiyan God Super Saiyan. Facciamo SSG SSS, perfetto. CSO sarebbe la voce del personaggio, quella che utilizza durante la battaglia. Seleziona sempre SSG SS Goku. PSC sarebbero invece le statistiche del personaggio, quindi copiatele dal personaggio di base. Poi potete modificare la vita, questa qua sarebbe la vita. Questo è il key, metterlo sempre tipo un pochettino di più, quindi mettiamo 0.5, lasciatelo così ad esempio. Poi ci sono le super soul che potete copiare dal gioco. Qua dovete fare enable aura e copiatela appunto dal personaggio che volete usare come base. E se utilizzate ad esempio una trasformazione tipo Goku Super Saiyan Rosé, copiatela dal personaggio che ad esempio Super Saiyan Rosé. Quindi fate from char usage e mettete Rosé Goku Black, sarebbe 34, glare, e per tenere l'aura sempre attiva. Per alcuni tipi di aura non funziona, quindi state attenti quando lo usate, eventualmente fate delle prove. Save sarebbero appunto le frasi dette prima di iniziare la battaglia. Tipo Goku dice tipo Vegeta, non pensavo fossi così forte. Ad esempio, mettete appunto quelle del personaggio di base. Poi qua CML, la posizione del personaggio nel roster come telecamera. Nel caso di Goku lui non ha una posizione precisa nella telecamera e quindi non ce n'è bisogno. Se utilizzate un personaggio diverso come base tipo Broly, attivatelo, fate copy from game e selezionate ad esempio Broly. Comunque HC non serve più a niente dato che c'è la generazione automatica dei portrait. E quindi ragazzi, abbiamo creato la nostra mod. Fate save, create appunto il vostro X2M Goku Rosé. Ok, ora installate la vostra mod facendo un doppio clic su di essa, aprite Xenoverse 2 e appunto fate il test. Ok ragazzi, come potete notare la mod è venuta, eppure bene. Come potete notare appunto il portrait però non rappresenta Goku. Cosa dobbiamo fare per avere il portrait? Dobbiamo avere l'opzione Dump Battle Portrait attivata nel xv2patcher.ini, che si trova appunto dove c'è l'xv2patcher. Quindi ragazzi, fate partire lo scontro.
e automaticamente vi salverà il primo portrait che creerete col gioco. Selezionate il torneo mondiale per dumpare il portrait perché vi servirà per l'illuminazione che è la migliore del gioco. Non ci serve combattere, non ci serve fare niente, infatti possiamo tranquillamente chiudere il gioco, andare nella cartella di XV2 Patcher, dove è presente appunto il gioco, aprire portrait.bmp con paint.net e ridimensionarlo utilizzando un portrait del gioco. Che portrait possiamo utilizzare? Qualunque. Dove si trovano i portrait? In data, UI, texture, chara01.mb. Dobbiamo estrarlo con l'mb pack. Andate in chara01 e noteremo appunto i vari portrait. Utilizziamo quello di Goku Super Saiyan God Super Saiyan, copiamo, aggiungiamo un nuovo livello nel portrait già esistente, incolliamo, mantieni dimensioni di superficie, ridimensioniamolo per farlo, diciamo, adattare alle dimensioni giuste, portatelo su, abbiamo creato il nostro portrait, cancellate il livello di sotto, salvate nel desktop con cell.dds, potete memorizzarlo come volete. Poi dobbiamo aprire di nuovo con tasto destro modifica di X2M di Goku Rosé o comunque della vostra mod, fate change desktop e selezionate il portrait creato. Per rendere effettivo il cambiamento dovete reinstallare la mod. Il lavoro è terminato. Ora dobbiamo semplicemente rilasciare la nostra mod sul sito Xenoverse Mods. Presumo voi abbiate un account Upload Mod, notare il mio bel Gowasu in prima pagina. Andate a mettere 5 stelle mentre che ci siete, perché ehi, le mod di Feraz le meritano le stelle. Comunque, in questa nuova scheda che vi si aprirà dovete selezionare il titolo della mod, Goku Rosé, versione, mettete la versione che è della mod, di solito 1.0, download type, potete selezionare se selezionare un file e renderlo scaricabile, oppure se potete mettere appunto un URL e mettere il file su media, file su AdFly, su tutto quello che volete, dovete semplicemente copiare l'URL. Io di solito metto l'URL, ma per questa qua mettiamo ad esempio il file. Selezioniamo l'X2M, cambiate su tutti i tipi i file, selezionate gokurose.x2m, perfetto, si starà caricando. Qua come categoria selezionate appunto characters, che appunto perché aggiunge un personaggio. Qua come descrizione mettete quello che volete, mettete le vostre pagine, mettete cosa fa la mod, cosa aggiunge, cercate di essere più descrittivi possibili, ovviamente in inglese, mettete tipo kebab is good. Non servirà come descrizione, ma tanto sta mod non la caricherò, quindi tranquillissimi. Come installazione mettete come si deve installare la mod, potete mettere installa l'X2M cliccando su DS o con XV2ins, ovviamente scritto in inglese, oppure semplicemente non mettete niente. Changelog mettete 1.0 release, oppure non mettete niente, comunque non importa. Comunque, le cose ora che sono più importanti sono gli screenshot della mod, potete farli con Dropbox, con Fraps, con quello che volete. E dovete mettere pure un'immagine principale della mod. Io, dato che non ho fatto screen, mettiamo sto mio meme. Ok, mettiamo il mio meme a random, sperando che si carichi. Si è caricato. Ok, dovete selezionarlo come miniatura della mod. Cliccate sull'immagine che volete come miniatura della mod e avrete la miniatura della mod. Come YouTube Videos potete mettere il link ad una recensione oppure al video che dove fate vedere la mod. Il video sarà visualizzabile sotto le immagini. Come mod mettete il vostro nome, quindi Cipolla46, anzi Ipolal. Sì, perché ho la tastiera mezza buggata e non mi fa scrivere la C. Che bello. Forum topic URL non serve perché tanto ormai nessuno fa i topic sul forum perché è inattivo. Cliccate su non sono un robot e fate upload mod. Io non lo faccio perché comunque sta mod non la voglio caricare. Il sito potrebbe crashare, state tranquilli. L'importante è che dopo che crasherà o che caricherà, cliccate sul vostro nome e fate manage mods. Se comparirà il nome della vostra mod con messo in waiting review, la mod è caricata. Dovete aspettare semplicemente che venga approvata. Questo avviene in un giorno massimo, a meno che gli admin non si facciano i cazzi loro, ma è una cosa che succede raramente. Questo, ragazzi, era come fare una mod per Xenoverse 2. Ovviamente, ragazzi, questa è una mod abbastanza basilare, ma se avete passione potete appunto imparare passo passo a fare mod sempre migliori con i vari tutorial che ci sono su internet. Io spero, ragazzi, di esservi stato d'aiuto, vi ringrazio ancora dei 1000 iscritti e spero di cuore che il video vi sia piaciuto. Trovate i vari link qui sotto in descrizione, canale amici, canale The Rituals,
Se volete supportatemi su Patreon, entrate sul mio gruppo Telegram, sul mio gruppo Discord, lasciate mi piace, commentate, condividete il video e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!